Benvenuti ad un altro incontro di commento per le partite. Facciamo solitamente su tutto Pisa, commento alle gare del Pisa. Quest'oggi con noi, saluto, parto dal Geltin Cess, saluto Claudia Marrone, grazie per essere stata con noi. Ciao Lorenzo, grazie mille a te. Insomma, per me è un ritorno a casa, qui con tutto Pisa. Torno a Saluto casa. Antonio Spuglia, anche lui alla prima. Prima Letone, poi Vecchi, ciao a tutti. Antonio. E saluto Lorenzo Liberti, che ormai è un abitué di questo. E saluto anche che è arrivato in extremis, lo vediamo, Andrea Virgili. Ciao Andrea. È veramente una rimpatriata allora oggi. Compagni, compagni di chilometri, saluto tutti. Ciao Compagni di Andrea. chilometri in giro per il mondo a vedere il Pisa. Chilometri non se ne sono fatti ieri sera, ne ha fatti ieri sera la squadra. Chi parte a farmi un commento? Antonio, parti te, una vittoria importante. Nelle scorse settimane avevamo il dubbio se guardarci dietro o guardare davanti. La gara di ieri credo un pochino abbia fugato questi dubbi che avevamo. Sì, è vero. È una gara, prima ancora che importante, una gara molto bella. Io non mi ero mai divertito così quest'anno. Il Pisa ha dato una grande prova di forza contro un avversario che è partito per vincere questo campionato e che ora è in crisi, ma il Pisa ha contribuito fortemente alla sua crisi perché ha messo a nudo tutta la mancanza di compattezza di un avversario che è molto meno forte di Pisa. È vero che ora, classifica alla mano, possiamo cominciare a guardare anche un tipo di campionato diverso. Da quello che abbiamo sempre fatto, io al di là delle dichiarazioni all'inizio stagione, nelle quali mi chiedo giusto, sono sempre guardato alle spalle e i miei ricordi di illusioni sono un pochino amari, però con la vittoria di ieri credo che noi il primo obiettivo l'abbiamo già quasi raggiunto e a questo punto si può cominciare a pensare senza arroganza, ma con un po' di buoni pensieri anche a un altro punto, che è quello di raggiungere il migliore. Andrea? Ieri è stata al di là della vittoria, è stata una cosa positiva perché intanto sei riuscito a vincere nell'anno la prima partita che dovevi assolutamente vincere. Tutte le volte che sei arrivato a una partita da vincere, hai sempre in qualche modo fallito l'obiettivo. Ieri invece hai vinto, hai giocato bene, nonostante un po' di preoccupazione, perché queste sono quella di ieri sera è la classica partita che quando non riesci a chiuderla poi la pareggi. E invece correndo molto più di loro e ne è testimone anche il contropiede del terzo gol quando sei ripartito praticamente in 6 contro 3 e poi in area sei arrivato in 5 e hai fatto vedere che stai bene. L'unico dubbio che viene è che loro siano messi male dal punto di vista atletico, però la dimostrazione c'è stata. Claudia, cosa ti è piaciuto di più della partita di ieri sera? Mentre vi metto vicino alle statistiche, così se potete anche darci un occhio, le commentate poi un pochino. Allora, intanto effettivamente sì, insomma, come giustamente diceva Andrea, la SPAL è una squadra un po' in crisi, però credo che al netto di tutto quello che può avere o non avere la SPAL, ieri sia stata forse sì la prova più bella del Pisa di Mister D'Angelo in questa stagione, perché alla fine non c'è niente che non abbia funzionato. Ieri si è visto un Pisa battagliero, insomma, l'analisi perfetta poi l'ha fatta De Vitis nel post partita per me. Insomma, una prova positiva sotto tanti aspetti dal punto di vista tecnico, tattico, di atteggiamento. E forse ecco, è soprattutto questo che magari ha fatto un po' la differenza, ma anche l'anno scorso, però insomma, il Pisa di Mister D'Angelo ha sempre dimostrato di saper battagliare tanto, di saper soffrire come e quando soffrire. E onestamente io la dico tutta, anche nei momenti più bui, finché c'è D'Angelo alla guida, io guarderei sempre avanti, non mi guarderei mai dietro. Lorenzo, ti aspettavi, insomma, avevamo parlato dopo la gara col Cittadella di qualche difficoltà, nessun recupero contro la SPAL, De Vitis prende il posto in difesa a fianco di Benedetti e praticamente non rischi niente contro un avversario, si è detto, in difficoltà, però veramente tranne il primo tiro in porta, se non sbaglio, è arrivato al 72esimo, quindi. Ma guarda, io mi aspettavo una gran prestazione, una gran reazione. Il Pisa solitamente dopo partite brutte ha sempre dato una scossa, anche nell'altro campionato.
ovviamente neanche il mio pensiero più roseo poteva pensare una prestazione del genere. 22 tiri dicono le statistiche, 2 nello specchio per la SPAL, veramente una gran prestazione. Poi certamente SPAL era in crisi, ma credo che la brutta partita della SPAL sia stata certamente complice di un gran Pisa eccezionale. Credo che tatticamente sia la partita più bella della stagione, secondo me. Guardiamolo ora Pasquale Marino, perché credo che abbia finito con ieri sera. Sì, insomma, era già in bilico da tempo Marino. Si era Stelli pronto. Ora io una vittoria nelle ultime 11, poi tra l'altro. Ma una provocazione la posso fare? Anche due. Non è che abbiamo mollato la partita di venerdì scorso consapevolmente per giocarci al 100% quella di ieri sera? Sarebbe stato un bel rischio, io credo. Cioè, poi magari è una scelta, però insomma sarebbe stato un po' un rischio. Io sono dell'idea, ne parlavo anche con Alessio Carli prima di questa partita, anche in base ai cambi eventuali, visto questa situazione, io mi gioco la prima partita che incontro. Poi insomma, quella dopo vediamo un attimo. Sono d'accordo, però ho avuto, è una sensazione che ho avuto, e invece l'altra sensazione buona di ieri sera è che Quaini è pronto per avere le chiavi di casa. Antonio, sì. Un bel giocatore, Quaini, sempre testa alta, spesso di prima, fa girare bene la squadra, l'ha detto anche D'Angelo, anche in fase difensiva ha fatto molto bene. Sì, 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 e poi aggiungerei che da ieri è certificato che ci sono giocatori in più, perché fino a questo momento Marsura non sembrava onestamente al livello dei compagni, era un acquisto non misterioso, non l'abbiamo visto negli ultimi anni con il Livorno, con quei giocatori, però è un giocatore che finora non si era ambientato benissimo nella categoria, nella ripresa della categoria dove aveva giocato l'anno scorso. Ieri credo che sia stato il migliore dei nostri attaccanti, ma un giocatore pericoloso nell'arco di tutta la partita. Effettivamente era il tassello che mancava a quelli già inseriti nel mercato di gennaio, e averne uno in più, soprattutto in questo periodo di crisi, visto che anche ieri c'erano senza otto giocatori, averne uno in più e di quella, e come dire, e con quelle caratteristiche molto, molto importanti. Ieri non abbiamo sentito, per fortuna, l'assenza di Sibilli e l'assenza di Masucci, che poi è stato, perché Sibilli ha fatto tutto quello che avrebbe potuto fare, Masura, ma ha fatto quello che avrebbe potuto fare in caso di presenza, si ha fatto benissimo quello che avrebbe potuto fare invece Masucci, e quindi ha fatto splendidamente il suo ruolo. Marconi ha giocato bene, ma la squadra si basava soprattutto sulle giocatrici di Masura, non ha sentito la responsabilità, non si è pesato, non ha sbagliato, ha puntato costantemente l'avversario, e col passare i minuti è diventato devastante. Un gol e un assist, e un ero per la top. Io non so se concordate, a me è piaciuto molto anche Benedetti, un giocatore che spesso forse ha pagato più che altro di testa alcuni errori, ma è un giocatore, D'Angelo secondo me ci si fida veramente a occhi chiusi, e poi quando magari è un giocatore a fianco come De Vitis, o come spesso gli è successo Caracciolo, acquista maggior sicurezza, è un giocatore che in serie, anche in Serie B, può dire assolutamente la sua. Io mia, poi magari non piacerà a qualcuno, magari sorprenderà anche Benedetti, ma per me Benedetti è, come gregario, è uno dei migliori giocatori difensivi della Serie B, e Benedetti ha fatto delle partite non buone, soprattutto in occasione in cui doveva essere in qualche modo lui a dirigere la difesa. Nel momento in cui lui sente la tranquillità di avere Caracciolo accanto, o De Vitis accanto, diventa un giocatore che se non ha un avversario velocissimo contro, fa un po' quello che gli pare, perché fisicamente c'è, è bravo, ha esperienza, ha cattiveria, ha tutto quello che serve. Ieri ha fatto un pallone, perché... Ecco, scusate, abbiamo visto, vediamo ora il gol, il primo gol nasce da una lettura bellissima di Quaini su una partenza, su una partenza loro, intercetta e fa ripartire l'azione, poi ovviamente il cross di Birindelli è molto bello. Noi ieri fondamentalmente abbiamo sofferto un quarto d'ora del secondo tempo, dove loro passavano a sinistra più del normale dal lato di Birindelli prima del cambio, poi non abbiamo sofferto mai. No, sulle fasce anche io ho avuto l'impressione che nel primo tempo Lisi un po' più timido rispetto a palla difesa, rispetto al secondo tempo dove poi ha sfondato più volte.
Nel secondo tempo forse la squadra si è un po' intestardita a andare troppo centralmente, poi nella ripresa invece si sono anche aperte un po' le maglie della SPAL, e questa occasione qui di Marzura che ha servito un cioccolatino, ma anche poi successivamente Lisi che un po' di volte ha sfondato sulla sinistra, insomma anche due terzini sono saliti di tono secondo me nella ripresa. E anche questa palletta che ha messo Marzura sul secondo gol era una palletta discreta. E comunque ragazzi, anche Mazzitelli è veramente un gran giocatore. Guarda, anche Mazzitelli ora sono in sei, poi uno si ferma a metà campo e 5 contro 5. Sì, no. Qui un po' di fortuna, un po' di deviazioni, ma è un segnale certamente, in 5 al 92esimo sul 2-0 è un segnale. Se corri così fino a giugno, puntini. D'Angelo, le squadre di D'Angelo, insomma, almeno in queste esperienze che abbiamo avuto, sia l'anno di sci, ma anche l'anno scorso, fisicamente nella seconda parte sono cresciute. Stanno un pochino più particolare per quanto riguarda la preparazione fisica prestagione, però fisicamente nella seconda parte sono sempre riferite. Speriamo questo possa essere il primo tassello di una crescita che porta, io credo, poi dove la società ha detto di voler arrivare, perché io poi torno sempre lì, la società ha dichiarato di voler migliorare quanto fatto l'anno scorso, a me va benissimo così, sia ben chiaro, però migliorare credo voglia dire playoff, insomma, o sbaglio? Io faccio un voto subito oggi. Se succede una cosa bella, io faccio un'ora in diretta Twitch sulla ciclette di Antonio che vedo. Va bene, allora questo lo registriamo. Vestito da Tirreno Adriatico. L'archiviamo la cosa, poi casomai la ritiriamo fuori a giugno. Poi mi impegno solennemente. Antonio, secondo te quindi ora l'obiettivo è entrare decisamente in quei magnifici 8? Diciamo che il tentativo, l'obiettivo reale del Pisa è quello di crescere anno dopo anno. Adesso, con la nuova proprietà, il primo anno non siamo riusciti a salvarci perché era troppo complicato, il secondo dovevamo crescere, il terzo anno abbiamo giustamente centrato la promozione, ora abbiamo fatto un campionato di Serie B molto più delicato. E ora cominciamo a essere una delle squadre di Serie B che ambiscono a fare la figura. Io no, non ho particolare fretta, io ho fiducia nel fatto che ci sia questa sorpresa, questa voglia di crescere stagione dopo stagione. Poi per me il Pisa comincerò a guardarlo dico, con uno spirito molto diverso quando avremo lo stadio. Quando avremo lo stadio ho delle ambizioni stremate e prodignose. Però per ora mi basta crescere davvero stagione dopo stagione, cominciare a essere una squadra di Serie B che ogni anno ambiscono a provare a fare qualcosa di importante anziché semplicemente ambire a salvarsi, che è pure una cosa dignitosissima visto quello che abbiamo fatto in 25 anni. Prossima partita dovrebbe essere Pordenone, perché sembra scattato un piccolo focolaio nella squadra di Tesser, ora vedremo quale sarà. Sì, è possibile il rinvio, è possibile che i ramarri chiedano il rinvio anche perché stanno effettivamente aumentando i positivi. Quindi insomma, diciamo a cose normali comunque sia, è un avversario, il Pisa ha dimostrato ultimamente che anche in trasferta sa essere pericoloso, togliamoci Cittadella, insomma Ascoli, soprattutto la gara col Monza, anche se insomma il fattore campo in questo periodo conta ben poco, però è una gara che ti servirebbe, usiamo il condizionale, per dare continuità di risultati e mettere un altro mattoncino. E di sì, anche perché insomma no, si andrebbe poi ad affrontare una squadra che in questo momento è anche un pochino in crisi, è vero che poi magari una vittoria ti può cambiare la stagione, ora oggi il Pordenone giocherà, quindi vediamo intanto come va la partita odierna, però ecco, insomma, portare a casa 3 punti lì sarebbe effettivamente molto molto importante, anche se comunque poi, come diceva Antonio, anche io sono d'accordo sul fatto che bisogna crescere con calma, senza fretta, per quanto poi insomma vabbè la Serie A è chiaro piaccia a tutti, però non si deve avere fretta e si deve crescere non solo a livello di campo, dove insomma mi sembra che si cresca effettivamente di anno in anno,
ma anche a livello di strutture, perché purtroppo anche quelle a livello di strutture, settore giovanile, sono cose che poi nel calcio magari non sembra, però contano tanto. E un esempio proprio è il Pordenone, insomma è vero che ci ha messo 12 anni ad arrivare in Serie B, però ha uno stadio piccolo ma comunque molto carino e accogliente, ha un ottimo settore giovanile dal quale ogni tanto attingono anche per portare su dei ragazzi, e questo insomma per il calcio, che ormai è diventato anche un'azienda, credo siano basi effettivamente molto molto importanti per poter poi tentare l'ultimo salto. Sì, e poi cioè, l'ultimo a livello di categoria, perché insomma poi un domani che uno ottiene la Serie A deve fare di tutto anche per mantenerla, questo è chiaro. Con la base, con la base sana societaria è fondamentale per vincere i campionati. Poi può succedere una volta nella vita che vinci anche un campionato con una società inesistente, come è successo qui nel 2016, però non è assolutamente la regola. Vabbè, diciamo che Andrea, però nel 2016, insomma, la società era inesistente, ma in panchina qualcuno che esisteva c'era, dai. C'era anche quello lì che dici te, oltre che esistere, anche pagava anche le trasferte. No, ora io questo non lo volevo dire, sono stata un po' più diplomatica, dai, sono diventata meno polemica, più diplomatica te però, Andre, mi... poi divento cattiva. Sono fuori da tutto, ho una certa età e ho questo lusso, posso dire le cose più o meno come le penso. Vi chiedo Antonio, Claudio e Andrea una domanda che abbiamo fatto già in questi ultimi trasmissioni. Secondo te quale può essere e perché il giocatore decisivo nel finale di stagione del Pisa, un giocatore che magari sino a qui è un pochino mancato, si è un pochino visto meno? Antonio? Ma io non riesco a decidere su chi magari possa essere stato in ombra e poi possa diventare decisivo. Se penso comunque a un giocatore che può essere decisivo indipendentemente da quello che ha fatto finora, è Marconi. Marconi in condizioni buone è un giocatore che in Serie B può farti vincere qualsiasi partita, anche quella importante, come ci ha fatto vincere quella partita importante di Ester, anche se in altre categorie. Andrea? Ma io dipenderà da come rientrerà dopo l'infortunio, ma a me a giugno farebbe o a maggio-giugno farebbe comodissimo un Sibildi spacca partite. Sì. Farebbe tanti danni a quegli altri, però è chiaro che non puoi prescindere dai gol di Marconi. Se ci fate caso, e poi l'unico giocatore che in questo anno e mezzo che è a Pisa non ti ha dato quello che ti poteva dare, per me è Sodimo. E io sono d'accordissimo con Andrea. Che io ho sempre ragionato che per vincere campionati ci vogliono 1/2 delinquenti, fra virgolette, e per me Sodimo più altri 10, però ancora non ce l'ha soprattutto dimostrato. Quell'aspetto lì che dici te, perché poi insomma qualche buona prova l'ha fatta, però l'aspetto dell'esperienza, della cattiveria agonistica, ma comunque anche tecnica, perché alla fine anche a livello tecnico insomma è un ottimo giocatore, non solo a livello agonistico. Venne una volta col Frosinone, quando il Frosinone vinse il campionato, noi avevamo i bimbi in difesa tipo Goldaliga, non solo vinsero la partita ma lui li picchiò anche tutti 1-1 i nostri bimbi in difesa. Quindi mi aspetterei qualcosina di più, perché D'Angelo comunque ha questa caratteristica che è bella: non ha mai lasciato indietro nessuno tranne quel poco intelligente che giocava ieri con la spalla. È l'unico giocatore che D'Angelo ha perso in questi anni, e probabilmente quando ne perdi uno solo su 50 che te ne sono passati alle dipendenze è colpa di quello. Non è certo colpa anche perché insomma ora poi per carità possono succedere diverse situazioni, ma cambiando quattro squadre in un anno questo, insomma, sì, qualcosa c'è, come se cambia. Beh, ma insomma, ma su questo è stato molto eloquente il presidente del Pescara quando ha detto: ti puoi anche chiamare Messi, ma se non c'è la testa non vai da nessuna parte, insomma. L'ha dimostrato anche ieri uscendo, non ha perso quell'occasione nemmeno lì, ha discusso con la panchina.
Beh, ma Andrea, probabilmente, insomma, se avesse avuto più un atteggiamento più maturo, appunto, non avrebbe cambiato le squadre. Non mi ha meravigliato ieri, non mi ha meravigliato. Sono d'accordo. Invece, Claudia, manca il tuo nome per questo finale di stagione. Ma io sono molto d'accordo con Andrea. Allora, se si rimette in sesto per tempo, sicuramente Sibilli, però anche Soddimo, se non ha troppe scorie da Covid, perché comunque mi è capitato anche recentemente di parlare anche con dei calciatori, anche in Serie C, che purtroppo sono stati colpiti dal virus, e mi hanno detto tutti che, insomma, anche riprendersi e rimettersi in sesto pienamente non è sempre facile, perché ti lascia anche scorie, insomma, magari ai polmoni, quindi poi problemi nella respirazione, problemi alle gambe, ai polpacci. Per cui ora, visto che manca effettivamente poco alla fine del campionato, non so se Soddimo riuscirà ad arrivare al 100%, però se Sibilli rientra, ecco, anche da Sibilli mi aspetto veramente molto. Ora, quando arrivarono lui e Quaini, onestamente rimasi un attimo col punto interrogativo, perché, insomma, arrivavano dall'Albino Leff, è vero che avevano fatto bene, però sicuramente con massimo rispetto. Poi per la formazione seriana è un altro ambiente rispetto a Pisa, quindi mi incuriosivano molto per l'approccio che avrebbero avuto, entrambi devastanti. Cioè, se dovessi dare un voto ai due per la stagione, sarebbe sicuramente un voto altissimo. Ora non esagero col 10, quello aspettiamo un attimo, ma un 8 a entrambi credo proprio di sì. E poi vedi soprattutto Quaini che cresce partita per partita. Sì, esatto, ma poi è proprio il temperamento. È la cosa più importante, prende coraggio, prende personalità, rischia qualcosina. Ieri ha preso anche una botta discreta, attenti pronti via, e sembra, e invece poi si è ripreso, non ha risentito nemmeno sotto il profilo della sicurezza, per cui bene, bene davvero lui. Io, insomma, siamo alla fine, vi saluto e vi ringrazio tutti, come succede anche altre volte. Ora sentiremo le interviste dopo partita dalla sala stampa dell'Arena, appunto dopo Pisa Spal. Ringrazio tutti, Antonio, Lorenzo, Claudio, Andrea, alla prossima. Grazie a te, Lore. Ciao a tutti. Ciao. Angelo, è appena finita una partita bella, importante, una vittoria meritata per i tuoi ragazzi. Sì, abbiamo meritato la vittoria, abbiamo giocato bene nel primo tempo e ci siamo ricreduti nella seconda frazione. Probabilmente avremmo anche potuto fare qualche gol in più, e non abbiamo mai rischiato contro una squadra molto forte come la SPAL, e dunque dobbiamo essere molto soddisfatti dei nostri ragazzi. Senti, l'avevi detto prima della partita col Cittadella, poi purtroppo è andata male in Veneto, il momento era difficile, è ancora difficile, però nessun pianisteo, la squadra c'è, i ragazzi sono tanti e pronti ad ogni battaglia. Sì, la difficoltà di tutti i giocatori che abbiamo fuori viene nel momento in cui, una settimana in cui ci sono tre partite, non riusciamo a fare i soliti nostri giri di giocatori. Siamo una delle formazioni che cambia più spesso formazione, hanno un minutaggio tutti molto alto, questi giocatori. È ovvio che adesso avendone solo 15-16 la cosa diventa più difficile, però ripeto, oggi chi ha giocato e chi è subentrato l'ha fatto nella maniera migliore per noi. Senti, difficilmente parli dei singoli, però stasera forse è giusto spendere due parole per Marzura, che sta proseguendo nel suo percorso di crescita, e per Quaini, che ha fatto quasi tutta la partita con una brutta ferita alla gamba. Sì, sono stati entrambi molto, molto bravi. Massura è un giocatore importante, andava solo aspettato a livello di qualità di fisica, nel senso che non era al top quando è arrivato. Adesso sta bene, va dimostrato. Quaglini è un giocatore che sta crescendo moltissimo, che ha doti tecniche non indifferenti, è anche molto bravo nello schermare la difesa. È sicuramente un giovane molto interessante. Senti, dove ha vinto la partita stasera al Pisa? Io credo che la squadra si è mossa molto bene nelle due fasi. Quando non aveva la palla la riconquistava subito e riusciva ad imbastire subito azioni pericolose. E quando ce l'avevamo l'abbiamo gestita ancora meglio e abbiamo creato tantissimo. Pisa adesso ha quota 40 punti.
Quanto è distante ancora il primo obiettivo della stagione, ovvero quello della salvezza? Non lo so, credo che per noi la cosa più importante è quella di pensare soltanto alla gara prossima che arriva, non fare nessun tipo di matematica, cose di questo genere non servono a mio avviso. Noi dobbiamo cercare al massimo ogni partita, poi la matematica nel calcio è sempre difficile fare prospettive, qui vinco, qui non lo so, giocare al massimo tutte le partite, quindi è una cosa che si può fare e al meglio. Ecco, ultima domanda proprio, te la faccio sul prossimo step di questo campionato. Sabato andiamo a Pordenone, un'altra partita difficile, però ci arriviamo con l'abbrivio di questo bel successo. Sì, sicuramente una partita non semplice, per andare al meglio, siamo molto felici del risultato di questa sera. Lasciami ringraziare i tifosi che anche oggi, prima della partenza del Pullman, sono venuti a salutarci con il nostro show. Credo che abbiano avuto un effetto molto, 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 molto positivo. Grazie. Luca.